ma è possibile che chiamino il storio, il Vagnardet, al paese tuo? A casa Civita, sì. Ah, sì, a così richiamano. E qua come si chiama? Il figliolo. Ma sono tutto bello a così, sto figliolo? Sì. Madonna mia. Allora chi sì? Nicolina. Nicolina. Oggi che ma fa? Le trigli. Tonino Nembo. Sì. Presidente dell'associazione? Gruppo Giovani. Gruppo Giovani? Scusa operato, fammi una ripresa. Gruppo Giovani, dai, guarda qua. Però siamo giovani dentro! Perché i trid qua sono cavati a tre ghierte? Con tre ghierte sono cavati. Sì. Altrove invece no, addirittura in un altro paese a quattro dita, addirittura trid a otto ghierte, giri. Sono lunghissimi. La specialità qual è? Cioè, qual è la peculiarità? Questo è il piatto famoso della mietitura. Della perché? Mietitura, sì, si portava durante il giorno della mietitura ai mietitori nei campi. Ed era questa la... Cioè, quindi i cime si portavano, sì. Si portavano in testa. Dicevano i comaccatori. Non la spara. No. Prima la spara e poi lo attaccate. Il comaccatore si mette in capo. E poi si mette in capo. Però spara si chiamava, Tony. Quindi che succedeva allora? Sì. Si portavano. Allora sì. I trid, gnocchi cavati con non quattro... Non solo quel giorno, ma anche il giorno della... delle palme, giustamente, perché vengono chiamate ancora oggi i parmariette. Parmariette perché? Con le palme ma... cioè, se sono parmariette, viene S4, voi perché escludete il mignolo? Perché porta fortuna. Sì. Allora, conditi con ragù esaustone. Aspetta un momento, sì. Però non lo sveliamo ancora sta ricetta, sì. Perché? Mo Nicolina e Antonietta mi hanno a favore, devono preparare per due persone, quindi che mi fa? Mi fanno un cup di ed? Le farine. E chiamme, allora, dicimi 200 grammi, allora. 200 grammi. Questa farina, che farina è, Antonietta? Di grano duro. Grano duro, nostro grano. Sì, diciamo. Sì. Allora, che cosa ci si mette per preparare questo? Acqua. E basta. Né uova, né olio. Niente. E mo capisco, Tony, perché so a così leggere, uno se ne mangia pure uno stapietri, cioè, che non conviene. No. Anche perché il condimento fa rimuovere. Allora, voi preparatelo pure, anche velocemente, ragazzi. Sì. Non è che siete imbrustoluto prima e mo vi state ingannando, allora, no? Quindi, invece, spieghiamo il ragù, che è una peculiarità, ecco, sì, noi l'abbiamo già preparato. Spiegasse... L'assessore Giovani. L'assessore, no, viene perché qua. Lui l'ha ideata anche viene qua. In altre occasioni. Beh, allora, Gerardo, tu vai sempre sulla bruschetta, ne hai mangiate già sei, basta, lascia stare. Me la devi spiegare, innanzitutto, scusa un attimo però, quando si mette a fare, che ora si mette a fare un ragù la mattina? Prima mattina, presto. Ma siccome ci sono due elementi del maiale là dentro, sì. C'era la coria e il non mica si mettevano contemporaneamente. No, perché la coria era? Era più dura. Era più tosta, che più dura, era proprio. Invece tu mi devi spiegare le peculiarità, ti ricordi com'era condita cioè com'era riempita la... Sì, giustamente questo era un piatto povero che allora si usava per tradizione, si conservava. Si conservavano nel periodo invernale le cotiche del suino e poi nel periodo estivo della mietitura servivano appunto per condire meglio il ragù e venivano avvolte la pelle del maiale, quindi la cotica essiccata, veniva avvolte mettendo dentro delle spezie tipo sale, pepe, formaggio, aromaticato, aromaticato. Senti, per una cosa mi devi togliere una curiosità. I salsicciuni sono la parte sempre più povera del maiale, che la gente, della gola, che la gente della testa. Specialmente in città oggi ha imparato un po' a schernire, quasi a disprezzare. Sì, quasi a disprezzare, però... Io ti dirò, caro giovanotto che vieni dal centro nord tu, devi sapere che questo qua è molto più saporito, sono molto più saporiti infatti della salsiccia, della soppressa o di qualsiasi altro tipo. Anche di... Anche perché diciamo, il ragù da noi si prepara con... Con pomodoro. Aspetta, è bene che sia stesso. Con che si prepara? Passate il pomodoro e la conserva. È la conserva, ecco. Ma mica si è conservata, tu sei così naturale, no, come si? Naturale, andiamo avanti. Sì. Però io vedo che già li state preparando. Sì. Fammi vedere come stai cavanni. Io non voglio vedere come sta. Lo posso provare? Aspetta un momento, dire, fammi vedere. Maronna. Probabilmente, la faccio pure una prima, io sono abituata a buccini. Tre giratori. Ah beh, oh bravo! Che Pietro, che ti è andato a dire tu? No, niente, me la vuoi dire. Azza, ma tu sei sempre polemico. Via che me la gigava. Diciamolo, che qua dentro, oltre a questi, diciamo, ingredienti, ma c'era una cosa fondamentale, ragazzi, l'olio! Quella è la cosa importante. Questa è la cosa principale. Anche perché noi siamo produttori. Sì, noi siamo grossi produttori. Ma lo sapevi tu, ragazzuolo, che in Italia importiamo 160 milioni di olio dal mondo? 180 milioni.
Vabbè, non esageriamo, 160 milioni. 100, sì. Ma vedete, 160 milioni, poi il nostro olio si vende solo a 6, 7, forse 8 mila lire di sforzo. No, solo perché ma ci dovremmo vergognare. Ancora oggi non si è capito l'importanza della qualità dell'olio, perché non c'è stata e non c'è ancora una buona pubblicità per quanto riguarda il vero olio d'oliva, come viene prodotto, quali sono le sue caratteristiche. Qui appunto abbiamo un agricoltore che sta facendo... Salti portare. Un po' di tempo, agricoltura biologica. Dopo ci vado. Salti portare per farlo capire. Dopo ci vado da Vincenzo, anche perché ci avrei qui il ciucciumied. Esatto. Per far capire la differenza, perché tutto può essere olio. Bene. Però far capire il perché. Noi questo vogliamo puntare sul futuro per far valorizzare meglio i nostri prodotti, l'olio e tanti altri prodotti buoni che abbiamo. Io adesso avrei finito, perché mo Nicolina e Antonia vanno a vanno a mettere i cavatelli là nell'acqua. Il ragù già l'abbiamo preparato prima, dopo io voglio assaggiare insieme a voi il piatto vero e proprio. Adesso vi faccio una cosa, mi sposto su, andiamo a far visita, perché questo è il messaggio che dobbiamo far passare oggi, cioè essere qui, stare qui a Postiglione, non significa solo evidenziare delle ricette contadine di una volta, ma far capire alla gente che segue questa rubrica da casa che venendo qui loro queste ricette possono trovarle nei tre ristoranti del posto e anche nella nuova azienda agrituristica da appena nata. Quindi signore, voi andate avanti, io mi sposto su, ci vediamo fra poco. Voglio far vedere un altro tipo di lavorazione, me ne sono venuto nell'angolino con Carmela. Siccome tengo un marito che è geloso qua, se ne è venuto a piazzare vicino a me, del paura che la tocca. Non ti preoccupare, Giorgio. No, veramente volevo far vedere com'è diversa la pasta dei tridi dalla pasta dei fusilli. Perché dillo? Ci sono le uova e pure l'olio ci metto dentro. Quindi per esempio per quattro persone, quanta pasta, quanta farina e quante uova ci vogliono? Ci vogliono due o tre cose così. Diciamo tre cuppie di tre. E poi... Quante uova? 4-5 uova, un po' d'olio, questo è importante. Sì, un po' d'olio. Non c'è acqua qui invece. Si può mettere pure un po' d'acqua. Però diciamo, normalmente viene impastato con l'olio. Sì, noi riusciamo a fare i fusilli, vogliamo far vedere il fusillo come si fa. Ma questo è il fusillo di una volta, diciamo la stecca all'ombrella, là o no? Esattamente, questo è proprio quello là. Sì. Ecco, il fusillo... Torcigliato, questo è più lungo però, ecco. Sì. E questa è una peculiarità per esempio che non riscontro in altre zone, qua è molto lungo il fusillo. Perché scusa Carmela? Si può fare pure più piccolino. Sì certo, però il più lungo mi diceva qualcuno, un competente, un gastronomo, mi diceva che più lungo è molto più saporito, saporoso e anche più fruibile. Più cavato. Steso insomma. Giorgio, ma tu perciò sei bello tun, perché migliore da faccio sempre pasta fatta in casa qua. Ma mica solo questo, faccio pure i ravioli e i ravioli li troveremo su, senti Carmela, innanzitutto sei proprio l'aspetto più bello di questo paese perché siete una simpatia unica. Grazie. Come normalmente si mangiano i fusilli, spiegamolo qui. Con il ragù oppure pure semplice. Si usa ancora il ragù di castrato? Sì, anzi. Già avevo capito, io lo stavo dicendo. La gente se riuscisse a capire quanto è importante il castrato per il fusillo. E quello va proprio così, fusillo. Proprio migliore. Senti, pure il cinghiale, perché questa è anche zona, diciamolo. Va bene, pure quello là, sì. Animali protetti, diciamo, però insomma c'è una possibilità. Che puliverici, Giorgio? No, volevo dire che sono luci del collo del castrato. La noce al cuore, state attenti che ti scapizza, che te la fai vedere qua la noce al cuore. Senti, invece l'agana... Marita Ricci, scusa, Toni Merici, ma perché se dice si fessa come una lagana? Che sia. Ma cioè, così, almeno un paese mio è così, invece la lagana è il più bel, diciamo, manicaresco fatto in casa. Sì, perché si può fare con tanti con i fagioli, con i ceci, con tante cose. E vai, bacio. Grazie. A te no. Marì, quando dicono carpatane non servono a niente, vedi? Invece, servono a tutto le patate. Diciamo la vera. Sì. Ecco, questa è la vera cultura contadina. È vero. Tutto veniva, niente veniva sprecato. Per la verità la patata andrebbe meglio mangiata in tanti modi. Ma questa era un'usanza dei contadini dell'Alta Valle del Sele, del Basso Adige, degli Alburni una volta. C'è ancora, Vincenzo, questo tipo di usanza?
No, poco. E notate, con tua moglie, guarda, è proprio un te vincente. Si sta ancora perdendo questa usanza. Noi cerchiamo di rimetterle un'altra volta in sesto. Mi dicevi, e questa è la cosa che mi sorprende, me ne aveva già parlato Donnino Nema, mi dicevi, girati pure, mi dicevi che in la effetti tu non sei produttore di olio, perché tu fai già un'altra attività, ma no, lo fai per amore. Faccio per vocazione, faccio il biologico, e sono molta gente che mi sta seguendo, pure perché... A Postiglione, l'altezza che abbiamo, abbiamo un minore attacco di mosca, che praticamente è l'elemento principale per la qualità dell'olio. Io faccio una cosa, mentre tu vai, Gerardo, sei disposto su Pietro, Gerardo? Vedi che sta facendo Pietro. Pietro sta mettendo l'olio sulla tua bruschetta. Noi possiamo ed dire... Ed è la settima bruschetta che hai mangiato. Qui a grazie Postiglione, praticamente il 90% dei produttori, la mangi, anche se non sono certificati, producono tutti olio biologico extravergine, proprio per il fatto che non abbiamo attacchi di mosche e compagnia varia, per il clima. Che tipo di olive ci sono qua? Allora, noi l'oliva principale, che poi c'è anche il disciplinare top, colline salernitane, sarebbe la Rotondella e la Carpellese, e la Corniola pure. I pregi dell'olio quanti sono pochi, vede? E i difetti quanto sono molti? Questi sono tutti i difetti che possono avere gli oli, sicché è molto difficile fare un olio buono, e noi a Postiglione ci riusciamo. Cioè voi riuscite a compensare, diciamo, sì, integrare i 5 pregi? Certo. E pochi di questi pochi 17 difetti? Diciamo zero. Ma quanti anni hai? 16. Ma è possibile che Gelardo tenga una figlia così grossa? Sì. Capo, tu sei, credi alla festa della donna? Sì. Beh, diciamo, se non altro per tutte quelle donne che sono state penalizzate da noi imbecilli uomini, ecco, questa è la verità. Il Faunus io l'ho conosciuto già tanti anni fa, tuo padre è stato addirittura ospite in una visione dei meme e ha fatto un piatto in diretta. Quali sono i piatti che regolarizzano questa realtà enogastronomica? Le cortecce con i funghi porcini e fagioli. E vai, qua diciamolo che i funghi porcini si trovano. Le allora, le cortecce con sono queste. Queste qua sono le lagane con i ceci, poi ci sono dei funghi porcini che di solito diamo come contorno, poi c'è della sfrionzola. La sfrionzola allora è fatta carne di maiale, peperoni e patate. Ma la cosa più bella sa qual è? Ecco, ma la casa magari si meraviglieranno, ma non vi meravigliate, è questo. Sì. Ecco, è l'uovo fritto con i pupazzi sopra. Sì. Come si chiamano questi? Le corna di capra. Qua dentro. Questa c'è la zuppa di fagioli, sempre con i peperoni. E sono un poco freddi, sì. Se no l'assaggiamo. No, aspetta un momento, aspetta. Scusi, vieni operatore su di me. Ci vogliono filo rugli però. Invece? Questa qua è una frittata con i funghi porcini e qua sempre cardogelli con i pomodori. Sì. Questa è stata preparata apposta per noi? Sì. Quindi me la posso portare dopo? Certo. L'uvuculare? Sì. È vero? Fate voi? Sì. Cioè, ma tutti i prodotti insaccati li fate voi? Sia voi Faunus che la Doga? Certo. Quando sei bello. Volevi aggiungere? Volevi aggiungere? E niente. Tu studi? Sì. Che cosa? Vado al liceo scientifico. Dove? A Eboli. Deciderai di fare questa attività se i tuoi genitori... Non lo so, preferirei il magistrato. Rispettate la tradizione? Certo. Se vengono da Napoli, da Salerno, da Milano e chiedono questi prodotti che stanno vedendo adesso in televisione, vuoi dire? Certo, ci sono. Ciao Adele. Tu invece sei diplomato alla scuola alberghiera di Gromola, insegni gastronomia culinaria a Palomonte, però dedichi il tuo tempo a questo ristorantino. Sì. Di dove sei tu? Io sono di Postiglione. Ah, ecco. Scusa, abiti in campagna. Allora, raccontami un po' queste... Allora, abbiamo ravioli con la ricotta, poi abbiamo pappardelle e tagliolini e fusilli fatti a mano e tagliolini... Vabbè. Poi... No, io sta cosa, scusa Caterina. Questa, hai detto... che le hai colte sul tuo albero. Sì. E che hanno di speciale? Sembrano le noci di Sorrento, sono buonissime. E hanno di speciale che sono le mie. Sono belle come i tuoi occhi. Questo qua. Poi qua abbiamo una sfrionzola con carne di maiale, patate e pupacchielle sott'aceto. Che non parliamo di questa cosa qua? Questa è una ricotta che viene grattugiata sulla pasta fatta in casa. Fatta dove? È fatta alla Doga. Quindi fate tutto? Sì. Veramente tu? Come il Faunus? Sì. E poi qua abbiamo una tagliatelle con i funghi porcini.
Abbiamo dei ceci con papadole. Come si mette una spunzà? E col sale. Sul? Sì, noi li mettiamo col sale, si mette anche col bicarbonato, però un pizzico di bicarbonato. E la cenere, te la ricordo proprio. Sì. Tua mamma, sì, si metteva la cenere, lui, che l'ho beccato, al grande cuoco. Queste sono, ecco qua, sono le papadole. E poi qua abbiamo un ragù con carne di maiale e poi ci stanno degli involtini codica di maiale e costa riccia di maiale. Vada. Poi qua abbiamo dei fagioli, sono fagioli in produzione propria, e con i paparuoli arroscati. I paparuoli arroscati? Arroscati. È qua, dillo che cos'è. È una gelatina di maiale, carne di maiale con cotica e foglie di alloro dentro e altri aromi. E questa è la salsiccia che produce proprio la signora Ida, la salsiccia con il salame fatti proprio lì alla doga. Caterina, come ti concederesti tu? Venite tutti alla Dog, venite anche al Faunus, venite anche all'azienda agriturista, ma venite innanzitutto a? Postiglione, soprattutto a Postiglione. 650 metri sulle del mare? I tuoi occhi belli. Grazie. È una gran bella gioventù. Grazie. Però devo pur dire, caro Tonino, che questo è un paese che conta 2650 abitanti anagraficamente parlando, però ce ne sono circa 1700. Questo è il dramma del nostro entroterrestre, assessore. Troppa gente espatria ancora. Questo è il dramma, un dramma grosso che noi stiamo cercando di arginare. Mettendo in cantiere varie iniziative per Anche questa. Fatemi andare dal ciabattero, anche perché io sono figlio di un ciabattino, ma non c'entra niente col calzolaio, il ciabattero perché? Perché lui fa ciabatte. Sì. Tu chi sei? Sono la figlia. Quanti anni hai? Quasi. E non ti emozionare, parlami di questo pane, perché è di peculiare? Perché fate tanti tipi di pane? Perché la fantasia di papà o perché c'è la possibilità di poter fare un pane buono qui? Perché c'è l'acqua buona, l'olio, la farina, queste sono le peculiarità. Sì. Vabbè, queste le conosciamo già, mi devi parlare, perché veramente sono intrigato. Di questo dolce qua, tu senza che lo guardi, Tony, perché questo già me lo porto, ecco. Allora, questa è la pastiera di grano. Ah, la pastiera di grano, ecco, questa è una tradizione napoletana che noi però preserviamo abbastanza bene nelle nostre zone. Sì, si fa a Pasqua. Gisa, come finire un excursus gastronomico se non in Letizia? Se poi Letizia, addirittura Letizia Abbragio, che ha creato questa splendida, devo dire, realtà, dove tutti questi prodotti enogastronomici noi possiamo trovare insieme a questo vino che ha radici veronesi, perché lei è nata a Verona, non diciamo quando, ma diciamo nel dopoguerra, perché lei è una donna senza età. Brindiamo, è un vino che... A Postiglione, i suoi 650 metri sul livello del mare, ma innanzitutto alla sua grande disponibilità. Perché sceglie di venire qui, lasciare il Veneto? Perché no, veramente il Veneto lo lasciò mio padre, io ero ragazzina, e ci sono rimasta perché Postiglione è un paese bello, accogliente, le persone sono cordiali, il posto è bellissimo, ci sono gli Alburni che mi ricordano un po' i miei monti, quindi le Alpi del Sud. C'ho un'azienda agricola, c'ho una macelleria dove vendo carni fresche locali, e in più facciamo una produzione di prodotti tipici, salsicce, capicolli, pancette, tutto il resto, rigorosamente fatti a mano. Con carne di suino locale. Io da parecchio tempo non mangio più carne in sacca, non so perché fate una scelta. Però a dire il vero, il gusto. La salsiccia, dove assaggerò anche la soprestata. Vuoi parlare della salsiccia? Del prodotto realmente. Che cos'ha di particolare, di peculiare? È come si facevano una volta, è una tradizione quindi antica, come si facevano una volta, non è cambiato nulla. Chi mi parla di questo? Di questo prodotto. Allora il titolare è assente, azienda agricola. Questo me lo posso pure portare. Certo, questo si può portare tutto dopo. Ecco, vicino. Azienda agricola di Vado Francesco, contratta Canneto di Postiglione, produce produzione del miele al naturale, giustamente. In vari periodi dell'anno ci stanno varie fiori, acacia, perfetto, di castagno, eccetera. Io ci provo. Si squaglia una mocca. E so cotto po'. Non squaglia una mocca. Aspetta, un sausicchione ho già provato. Si è come un sausicchione. Aspetta. Vieni qua, vieni. Avvicino. No. Peccato non poter dare un punteggio, ma sono semplicemente squisite, va. Anche raffreddate, Lia.
Invece noi questa sera dobbiamo far vedere un'altra cosa. Repatano con la camisa e con la giacca. Sono sbucciate, sono affettate con la buccia, ma con le scorze. Ma dove sei andata a trovare questi temi? È vero quelle che è una ricetta. Tu sei un ibrido di dialetto. Serra, Postiglione, Sicignano. E altro. Cioè. Allora, patate. La camisa e quella giacca, composte da patate affettate, lavate, soffritte e completate poi con i peperoni con i peperoni secchi fritti, arruscate. Ti sta bene così? Arruscate. Postiglionese. Quindi è un piatto tipico invernale, diciamo, questo che si portava in campagna quando si andava a raccogliere le olive generalmente. Mo capisco, Donino, perché questi piatti si portavano sulla spara e in da umaccatura mentre praticavano i contadini, certo, nostri. Certo. Perché con un piatto come a chi è un piatto diceva, unico, sostanzioso, che serviva come elemento base. Ma certo. È un'altra cosa che mi intriga e mi fa i fagioli cotti nella terracotta. I ceci nella terracotta. Cotti al fuoco. I fagioli cotti al fuoco. Ma questo come lo chiamate qua? Come lo chiamate qua? La pignata. Un stufatore non è così, però non è così. Ragazzi, ma voi che siete più piccoli vi ricordate di questi termini, di questi piatti? Tutti qua, veramente. Ma sareste capaci anche ragazzine voi di cucinarli eventualmente? Veramente, signora? Lei convinta, ha una figlia di quanti anni? Parlami di quei prodotti. Di che cosa? Formaggio? Non lo so, dire tu. Questo è caciocavallo affumicato, caciocavallo a pasta filato. È inuto caluardo tu, non duro. Allora, caciocavallo affumicato, una scamorza affumicata e formaggio di pecore e capra. Hai un'azienda? Sì. Quindi si possono trovare questi prodotti. Come? Chi viene da Salerno può venire sì, qui. Sì, può provare, trovarli, sì. Un prezzo ancora, devo dire. Non c'è bisogno di andare a Picerno o andare in Puglia in cose per comprare no. I prodotti nostri sono attrezzati sì. Posso chiedere sì. Posso invitarti per il 13 aprile a Postiglione? Certo, già sono invitato. Perché mi chiederai? Perché c'è la nostra via Crucis straordinaria, non perché lo diciamo noi, ma qualcuno che già l'ha vista, è Domenica delle Palme. La sentireste, È una cosa veramente da non perdersi. Bene. Non lo dico io come presidente dell'associazione. Poi c'è la festa della montagna. Certo, poi c'è la festa della montagna. 20 luglio. Certo, con la festa dell'olio, prima festa dell'olio a Postiglione. Va bene, io chiuderei questa cosa con Pietro. Con Pietro, con l'assessore, con Maria e tutti quanti gli amici. Grazie a questa popolazione noi dobbiamo fare in modo di recuperare questa cultura, di far rientrare i nostri concittadini che vivono altrove, altrimenti i nostri paesi moriranno e non certamente. So che fine farà il nostro mondo. Scusate questo certamente. Momento. Noi ti ringraziamo per questo, questo veramente momento, ci accomuna lo stesso pensiero. Di intimità. Ci accomuna mondo, e ti ringraziamo infinitamente. Questo è un mondo che non deve mai finire perché loro hanno bisogno di avere certezze. Postiglioni, io con te, Gerardo, ho passato forse una delle più belle giornate del nostro vivere insieme da 8 anni e nel fare televisione. È un mondo ancora si vive a dimensione umana, come dicevo col sindaco Carmine, ma innanzitutto è un mondo dove si riscopre ancora il sapore antico di una volta, anche il silenzio di una volta, o anche le musiche di una volta, come per esempio Tonino, adesso Pietro che ha 14 anni e che studia all'Istituto Superiore finalmente di cosa? Abbiamo riscoperto l'organetto. Allora chiudiamo con Pietro che farà il nuovo inno del nascente gruppo sì, mia madre di tradizione popolare lo stiavucco. Facciamo capire che è lo stiavucco, la gente, lo stiavucco il tovagliolo però, che usavano per la spesa che, esatto. Oppure arrotolato in testa come poi dicevi prima la spada, certo, la spada. Allora paese che vai, ricetta che trovi. Io qui oggi a Postiglione di ricette ne ho trovate 100 in una provincia da gustare, Enzo Landolfi è tutto, io sono veramente contento e felice di essere qui. Veramente grazie. Continuate. Pietro. Ma io non so se fa. Calme, e vieni qua. Via! E mo se ne scappano tutti quanti!